E lasciatela stare alla bambina. Lode. Che bello iniziare già gioiosi, eh? A volte ti stai con delle persone che si alzano al mattino tutte tristi, guardano in basso. Mamma mia, signore. Invece ho detto che con uno sorriso, con un po' di gioia ti ristora l'anima, è vero? Già di prima mattina, ti mette proprio su una bella frequenza. E per noi è più facile, perché noi ci alziamo, apriamo gli occhi, la prima cosa che pensiamo a lui. Gesù, sei meraviglioso. E subito il nostro cuore si riempie di gioia e trabocca proprio di felicità. Una felicità che sempre, rispetto al discorso che facevamo qualche minuto fa, non è un livello superficiale, non è quella allegria che poi si esaurisce, no? Come il vino, appena lo apri, guscia bene e poi dopo un po' perde il suo frizzantino, no? Ecco, invece è quel vino che devi aprire proprio perché prende proprio il gusto, no? Lo devi mettere nel decanter perché prende il gusto profondo. Che c'è? Tutto a posto? Si sono persi. E quindi oggi lasciamo che la conclusione di questo percorso sia così, piena di gioia. Lasciamo che la sua gioia possa traboccare da noi. E lasciarci proprio, ieri come si intonava quel canto, sono pieni, io non lo intono perché pieni di Spirito Santo, siamo in casa, abbiamo del mondo, testimoni di Cristo risorto, e ci appare. Una gioia sconata. Siamo pieni di Spirito Santo. Siamo in canti e andiamo nel mondo. Testimoni di Cristo risorto. Luce ecco, con questa gioia e con questa felicità di essere stati scelti da lui, con questa piena consapevolezza, cominciamo questa giornata e questo tempo nuovo in Cristo. Amen. C'è una canzone nuova che vorrei condividere con voi, soprattutto quando arriva il caldo, parlare di pioggia è bellissimo, no? È un canto che si intitola Pioggia di Libertà. Grazie dell'entusiasmo. E dice così il testo: sento la pioggia che avanza, la pioggia che arriva e dona speranza per tutti quei cuori afflitti che stanno nell'aridità. Avete già iniziato? Sì. Vedo le nubi di grazia portando promesse di gloria e di potenza per tutti coloro che stanno aspettando risposta da te. E il coro dice: manda la tua pioggia, acqua in abbondanza. Pioggia che porta libertà, catene si spezzano, legami si sciolgono, la pioggia ci porta libertà. Ed ecco la pioggia che scende, che bagna ogni cuore, poi ci sorprende con segni e prodigi e cose stupende compiute da te. Scende dal cielo la pioggia, il popolo canta e insieme festeggia, gridando che tu sei il padrone del mondo, chi è simile a te? Amen. Non si sente, cioè, però è abbastanza chiaro. Portando promesse di gloria.
Maria che è verità e che è per noi la fonte della vita, Signore. Signore, sei meraviglioso. Io apprezzo di te, Signore, la tua perseveranza. Signore, tu non ti arrendi mai. E davvero questa è per noi, insieme alla tua fedeltà, è qualcosa che per noi è una corda alla quale attaccarci continuamente, Signore. Perché anche se noi ci arrendiamo, tu no. Perché tu sei fedele, Signore, tu sei benedetto. Grazie, infinitamente grazie. Oh,
stendi le tue ali, non alzare, stendi le tue mani come delle ali in questo momento. Le aquile volano perché vengono sospinte dal basso, dalle correnti ascensionali che salgono dalla valle. A volte la cosa migliore non è resistere al vento, ma semplicemente lasciarsi trasportare, usare l'avversità per farsi trasportare in alto. A volte non è saggio stare nel riparo del proprio nido, a volte è più saggio lasciarsi andare e fidarsi di colui che mantiene e sostiene la tua vita. Portare in alto quelli che sperano nell'eterno, acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Rinnova le tue forze stamattina, rinnova le tue forze, smettila di combattere, smettila di resistere, lasciati trasportare semplicemente. Fidati di colui che ha iniziato un'opera buona in te, perché la porterà a compimento. Lui l'ha detto, lui è fedele. Fedele è colui che ha iniziato un'opera buona in te. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Fedele è colui che ti ha chiamato. E compirà ogni cosa nella tua vita. Non è né per forza né per potenza, non è per abilità né per ricchezza umana, è per il suo spirito che abita dentro di te, che opera nella tua vita, perché in te lui opera il volere e l'operare, in lui siamo, in lui ci muoviamo, in lui operiamo, in lui siamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ricevi le forze questa mattina. Queste opere che si generano, Signore, ognuno possa guardare verso la
ancora i profumi della natura, che ci sono degli animali meravigliosi da poter vedere, Signore, che c'è ancora un mondo, insomma, che sta generando vita, Signore, perché Tu non ti arrendi mai. Grazie, Signore, grazie, 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 grazie. E vogliamo dirti grazie, se Tu sei una di queste persone, ringrazia già il Signore per questo progetto che Lui ha riaperto. Grazie, Signore, grazie, grazie, perché non, niente può fermare il cammino dei Tuoi figli, niente, Signore, perché Tu sei più forte, Signore, Tu sei più forte di tutto ciò che c'è nel mondo. Benedetto Tu sei. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore che ho riversato nel tuo cuore, portalo nel mondo ad ogni persona che incontrerai, affinché sia di testimonianza del mio amore per ogni persona che incontrerai. Grazie Spirito. Continua a parlare delle nostre vite e noi ti ringraziamo per tutto, per tutta la ricchezza che tu ci dai nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbraccia qualcuno, dai, abbraccia 2, 3, 4, 100, 1000 persone. Abbraccia. Abbraccia, abbraccia, esci. Abbraccia qualcuno, benedicilo con tutto il cuore, dai. Alleluia. Dio ti benedica. Grazie a me. Grazie a me. Ma ci giochiamo a stecca, però a questo ci può mettere la colla, ci può mettere a questo. Di qua passa di qua. Facciamo cosa? Ma non so, forse meglio un po' più di qua. Cioè. L'avevo detto, io devo passare qua da qua. Ehi. Ehi, ehi, ehi. Alleluia. Abbiamo, purtroppo non abbiamo tanto tempo, dobbiamo andare in fretta, mentre gioco devo terminare. Mi piacerebbe anche di salutarlo, quindi benvenuti a tutti. Belli e brutti non ben conti, si trova. Magari anche di rotte, sì. Anche di rotte, di grotte, vabbè, un po' di grotte. Giovanni, capitolo 13. Quanti hanno goduto questo tempo insieme, in questi giorni? Siamo stati, abbiamo avuto un buon tempo, vero? Un buon tempo. Quindi siamo stati così bene che la prossima volta Daniele ha organizzato pure una sessione notturna. Poi il bagno di mezzanotte, l'altro, non lo so, da qualche parte. Poi faremo un'altra riunione alle 6 del mattino, così per non perdere il filo. E poi faremo una colazione spritz, una cosa del genere, una pericolazione. Una pericolazione. E poi insomma, se rimane tempo possiamo anticipare qualche riunione ancora. Sì, ci lavoriamo un attimo. Vi ricordo la crociera a settembre, vi ricordo il viaggio in Africa per chi desidera venire. O dare, chi desidera insomma contribuire, ve lo ricordo sempre, mi sensibilizzo sempre di più, perché
veramente c'è bisogno, quindi non si dirà mai abbastanza, non si sensibilizzerà mai abbastanza. Stamattina Giovanni capitolo 13, la domanda che voglio farvi, che ci faremo, ci facciamo tutti quanti, abbiamo una domanda da farci, da porci. Altra guancia. Cominciare. È italiano però. Difesa. Da ridere ma italiano. Dobbiamo farci una domanda. Cosa ci facciamo con tutto quello che sappiamo? Bella domanda. Mm? Molto. Vivere diversamente. Come? Vivere diversamente. Sì. La consapevolezza cambia la vita effettivamente. Esatto, esatto. Allora, vediamo, c'è un passo che stamattina proprio ho ricevuto ed è, andiamo un pochettino a stringere, no? A stringere, cioè tiriamo le somme. Cosa ci dobbiamo fare con tutto quello che sappiamo? Giovanni capitolo 13, stamattina anche grazie all'idea che ha avuto Loredana, stamattina celebriamo la cena, e quindi è una buona occasione anche, una buona occasione perché la cena è la cena del Signore, quella che viene definita la cena del Signore, è fondamentalmente un memoriale, no? Gesù ha detto ogni volta che lo fate, fatelo in memoria di me, no? È fondamentalmente un qualcosa che ci deve riportare alla memoria. Riportare alla memoria significa che qualcosa che già conosci, qualcosa che già sai, qualcosa che hai sperimentato nella tua vita, senza entrare troppo in quello che Paolo dice ai Corinzi, che sarebbe, diciamo, andare a rimbangare cose brutte della chiesa di Corinto, e cerchiamo di tirare fuori qualcosa che ci può incoraggiare ancora di più. Giovanni capitolo 13 è proprio il momento, uno dei momenti probabilmente più intimi che Gesù ha vissuto con i suoi discepoli, ok? E quindi è proprio quella che viene definita l'ultima cena, chiamata l'ultima cena. E volevo leggere i primi 17 versetti del capitolo 13. Perché? Perché c'è una beatitudine che molto spesso noi non consideriamo, quella descritta al versetto 17, della beatitudine del fare. Non c'è una beatitudine tanto nel sapere quanto nel mettere in pratica ciò che sappiamo. Gesù ha detto: voi siete beati se fate queste cose, non se le sapete. In un'altra occasione Gesù ha detto: beati siete voi perché altri hanno desiderato ascoltare o vedere, eccetera, eccetera. Poi Gesù conclude: il vedere e l'ascoltare non ha alcun significato se non poi non mettiamo in pratica quello che sappiamo, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto. Alla fine, come diceva giustamente Marisa, deve produrre qualcosa di diverso. Allora, questi tre giorni, vogliamo dare giustizia a questi giorni che abbiamo vissuto insieme? In che modo il nostro fare sarà diverso? Amen. Amen. Buonanotte. Il nostro fare sarà diverso. Perché? Perché la consapevolezza nostra, ancora di più, è diversa, è più profonda, è più reale. Giovanni 13, versetto 1. Ora prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Per favore segnate nella vostra Bibbia, se volete, se vi fa piacere, questa parola, sapendo, viene ripetuta tre volte ed è molto importante. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che gli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e se lo cinse.
Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con un asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? E Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi i piedi ed è tutto mondo, ma anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità io vi dico che il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati. Se le fate, se sapete queste cose, ancora questa parola. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Vi faccio una domanda: sai quello che lui vuole da te? Fare la sua volontà. Sulla base di quello che abbiamo letto, abbiamo capito, abbiamo compreso, sappiamo quello che lui vuole da noi, cosa si aspetta lui da noi. Andiamo ad analizzare un attimo questo passo: riservati per il Signore, ok? Avendo saputo, avendo ricevuto alcune nozioni, avendo ricevuto dallo Spirito Santo tanto materiale, tanta parola, tanta rivelazione in questi giorni, ora sai determinate cose, sapevi prima, ora le sai un po' di più. Sapendo queste cose, cosa farai? Cosa faremo? La beatitudine non è più nel sapere, ma è nel mettere in pratica quello che sappiamo. Analizziamo un attimo quello che Gesù sapeva. Versetto 1: Gesù sapeva che era venuta la sua ora ed era venuto il tempo di passare da questo mondo al Padre. E cosa fece? Gesù, sapendo questa cosa, li ha amati fino alla fine. Quando tu sai che stai per morire, molto spesso ti concentri su te stesso. Quando soffriamo, ci concentriamo sugli altri o su noi stessi? Se siamo feriti, abbiamo la tendenza a proteggere la parte ferita, è vero o no? Se siamo appena stati dal dentista e poi ci ritroviamo in una riunione, tutti vengono per salutarti e baciarti, tu dici: no, 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 per favore. Se hai un problema al piede, cerchi di stare lontano dai piedi degli altri, perché cerchi di proteggerti. Quando sai che stai male o sai che stai per entrare in un momento particolare, la classica frase: tutta la mia vita ho pensato agli altri, è arrivato il tempo che pensi un po' a me stesso. Non è una frase saggia, è una frase dettata dalla paura, dal dolore, non dall'amore. Gesù, sapendo che stava per morire, ha compiuto uno degli atti più straordinari d'amore che si possa compiere. Versetto 3: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, cosa ha fatto? Si è Gesù sapeva di avere tutto. Quando noi abbiamo tutto e siamo coscienti di avere tutto, cerchiamo di proteggere la nostra eredità, di proteggere quello che abbiamo e di addirittura sfoggiarlo, di ostentarlo davanti agli altri. Gesù cosa fa? Sapendo di avere ogni cosa, dice qua, che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, lui si spoglia delle sue vesti
Le vesti possono essere dei titoli, le vesti possono essere dei compiti, le vesti possono essere una posizione che tu hai. E quando sei cosciente, sei pienamente cosciente della posizione, dei titoli, delle cose, tu vuoi che gli altri lo vedano e che gli altri ti rispettino e ti onorino. Come si permette quello? Sa, non sa chi sono io, no? Lei non sa chi sono io. Gesù cosa fa? Esattamente l'opposto. Sapendo chi era, invece di trattenere le vesti, invece di trattenere i gradi e di mostrarli a tutti quanti, Gesù depone le sue vesti. Questo è il più grande atto di umiltà. E cosa fa? A torso nudo si cinge di uno scivatoio e fa una delle cose più incredibili che si potesse fare in quel momento, in quel tempo, cosa che nessuno mai avrebbe fatto. Il re che fa lo schiavo, il re dei re lava i piedi puzzolenti di colui che sta per tradirlo. Perché Gesù ha lavato i piedi pure a Giuda. Non lo dimentichiamo. Gesù si abbassa, si mette in ginocchio letteralmente e lava i piedi dei suoi discepoli. A torso nudo, cinto di un asciugatoio, fa il lavoro dello, non del servo, dello schiavo. Non del servo, dello schiavo. Fa la cosa più umile che si possa fare, che si potesse fare in quel momento. Pietro, quando si accorge di questo, dice: Signore, tu lavi i piedi a me? No, non sia mai. E Gesù risponde: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Gesù in pratica stava dicendo: se tu non comprendi quello che io sto facendo, ascoltatemi, come potrai farlo tu in seguito ad altri? E questo è il concetto. Se non ti lasci servire, non puoi servire. Sembra un assurdo, ma è il paradosso del regno di Dio. Se non impari a lasciarti servire, tu non potrai mai servire qualcun altro. Perché da qualcuno devi imparare. Impari l'umiltà. Vieni umiliato venendo servito. Pietro, che era uno molto istintivo, no? Uno: no, Signore, tu a me, no, no, ci penso io. No, non hai capito, Pietro. Se non ti lasci servire, tu non potrai servire altri. Di tanto in tanto fatti servire da qualcuno, non perché sei superiore, ma perché impari da chi ti sta servendo. Abbiamo bisogno di questa reciprocità, del servizio gli uni agli altri. Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per le moltitudini. Guardate, impariamo anche cosa non fare quando serviamo. Assolutamente. Noi abbiamo paura, ad esempio, del silenzio. Dobbiamo necessariamente riempire il tempo parlando, necessariamente. Questo qua è a volte un pericolo. Perché abbiamo paura dei vuoti. Abbiamo paura del silenzio. Perché? Perché abbiamo difficoltà ad ascoltare quello che Dio vuole dirci. Ma se c'è un momento di silenzio, accogliamolo con grande gioia, perché probabilmente è il più grande rumore che sentirai durante la giornata. E Gesù parla a Pietro, e Pietro gli dice: Signore, allora se non è, allora Signore, lavami non solo i piedi, pure le mani, fammi tutto il bagno, mi battezzo subito, mi immergo. E Gesù ha detto: no, non è questo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Cerca di imparare quello che sto facendo, cerca di capire quello che sto facendo. Il versetto 12: Gesù, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti.
Umiltà non è segno di stupidità. La vera autorità non è far vedere le proprie vesti. La vera autorità è saperle deporre quando c'è bisogno e riprendersele quando c'è bisogno. E Gesù dice: voi mi chiamate maestro e signore. Maestro e signore. E dite bene, perché io lo so. Ma se io che sono il Signore e il Maestro vi ho fatto queste cose, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vedete Gesù come cambia? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché io lo sono. Ma io che sono il Signore e il Maestro. Vedete Gesù come scambia? Gesù rimette i puntini su lei. Gesù sa togliersi le vesti quando è necessario e sa riprendersi le vesti quando è necessario. Non perché ha bisogno di affermare la propria autorità, ma perché sa che è un insegnamento per chi ne ha bisogno. C'è un tempo in cui dobbiamo deporre le nostre vesti. C'è un tempo in cui dobbiamo riprendercele. Ma non sono le vesti che fanno la differenza, ma il nostro desiderio di deporle e di riprenderci. Non sono i titoli, non sono i ruoli. Comprendete? È il modo in cui noi usiamo queste cose che fa la differenza. Noi possiamo sentirci orgogliosi e pieni di gioia e di entusiasmo e di privilegio perché siamo veramente riservati per il Signore. Ma ciò che fa la differenza è: cosa farai di tutta questa conoscenza, di tutta questa rivelazione? E Gesù dice qua al versetto 12: così dopo aver lavato i piedi riprese, scusate, no, il versetto 11: egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete mondi. Così dopo aver lavato i piedi si riprese le sue vesti, si rimise le sue vesti e si mise di nuovo a tavola e continuò a parlare. Gesù insegnava costantemente, ogni piccolo atto che lui faceva, anche nel silenzio, anche in quello che poteva sembrare significante e insignificante, era tutto un insegnamento. Gesù desiderava che i discepoli fossero attenti anche ai minimi particolari. Capite quello che io vi ho fatto? Comprendete cosa sto facendo nella vostra vita? Perché se voi mi dovete seguire, voi dovete imparare. E se io, che sono il Signore, il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Ora che sai queste cose, ora che sai e che sappiamo tutte queste cose, cos'è che farà la differenza? Il versetto 17: se sapete queste cose, siete beati se le fate, se le mettete in pratica. Se le mettete in pratica. Chiunque avrà ascoltato la mia parola e l'avrà messa in pratica sarà paragonato ad un uomo saggio che, volendo edificare la sua casa, l'ha edificata sulla roccia. Venne la pioggia, soffiarono i venti e i fiumi si abbatterono su quella casa, ma la casa non crollò. Perché? Perché era fondata sulla roccia. Cos'è la roccia? Gesù. Le basi. Sentite le parole di Gesù: chiunque ascolta le mie parole le mette in pratica. La roccia di cui Gesù sta parlando è la messa in pratica. Perché chiunque ascolta le mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto. Gesù collega la saggezza non all'ascolto, ma alla messa in pratica. Gesù collega la stoltezza alla mancanza della messa in pratica. E ciò che fa la differenza, Gesù dice, non è l'ascolto, è la messa in pratica o la mancanza di essa. La roccia nella tua vita è la messa in pratica di ciò che ascolti. Chiaramente è Gesù. Ma quante vite di persone che credono in Gesù abbiamo visto distrutte?
Che significa allora che Gesù non era la loro roccia? No, Gesù è la roccia, ma c'è un'applicazione pratica che noi, una responsabilità nostra. Ora che voi sapete queste cose, siete beati se le fate. Questo costituisce la roccia nella vostra vita. Quando sarai chiamato a umiliarti, quando sarai chiamato a riconoscere il tuo nemico e lavargli i piedi. Bello a parole, eh? Gesù guarda negli occhi Giuda, riconosce che lui sta per tradirlo e cosa fa? Non gli spara sui piedi, gli passa le dita attraverso le sue dita, attraverso le dita dei piedi, e pulisce, e monda, e lava, e scrosta. Sarai chiamato tu a lavare i piedi di colui che hai scoperto che sta per tradirti? Ameremo noi fino alla fine anche il nostro Giuda? Lo ameremo a tal punto da deporre le nostre vesti, non da fare valere la nostra posizione, il nostro titolo, la nostra autorità, ma al contrario, come il nostro meraviglioso maestro, ci inginocchieremo davanti a lui e laveremo lì i suoi piedi. E lui cosa potrà pensare? Non è un problema tuo. Che noi ci facciamo sempre queste cosa pensa lui ora o lei che io mi sto umiliando davanti a lei? Sì, mi sto umiliando davanti al mio nemico. Perché farò di tutto per guadagnare. Amen. Farò di tutto per non perderlo. Amen. Non farò di tutto per perderlo. Farò di tutto per non perderlo. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Concludiamo in Prima Corinzi, capitolo 11. È pronto, no? Il pane, il vino, sì, è già pronto. Sì. Cos'è? Un vassoio? No, adesso portiamo magari quello là, qua davanti, quella specie di bar, e ci appoggiamo le cose lì sopra. Siamo? Pulpito. Prima Corinzi 11, versetto 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Poiché perciò chiunque mangia di questo pane e beve di questo calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini la vita degli altri e metta su Facebook tutte le cose storte. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Permettetemi di leggere il versetto 29 in un altro modo. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, non discernendo il corpo del Signore, beve un giudizio
contro, mangia e beve un giudizio contro se stesso. Che significa mangiare indegnamente? Non riconoscere che dillo forte così. Non riconoscere che il pane è il corpo di Dio, il corpo di Dio. Ok, rimaniamo un attimo sul testo e vediamo ancora più approfonditamente che significa mangiare e bere indegnamente. Lo dice qua al versetto 29: non discernere il corpo del Signore. Che dietro quello c'è il sacrificio di Cristo sulla croce. Cos'è il corpo del Signore? Domanda: chi è il corpo del Signore? La Chiesa. Risposta? Noi. Il non discernere il corpo del Signore significa il non discernere che tu ed io apparteniamo allo stesso corpo. Quindi quando Paolo scrive, se voi leggete dal versetto 17, leggete tutta la lettera della prima Corinzi, il problema dei Corinzi qual era? Le divisioni che si scannavano e utilizzavano addirittura occasioni meravigliose come la cena del Signore per separarsi. Infatti Paolo dice: ma non avete delle case dove mangiare, dove bere? Perché invece fate vergogna alla chiesa del Signore mentre vi riunite, uno mangia, uno invece è già ubriaco, addirittura, cioè bevevano vino questi qua. E dice qua al versetto 34: se qualcuno ha fame, mangi a casa affinché non vi riunate per attirarvi un giudizio. Quindi Gesù, Paolo mette, sta cercando di mettere ordine nella chiesa di Corinto, perché utilizzavano queste occasioni meravigliose per alimentare le divisioni, per alimentare chi era più santo, più degno, chi invece non aveva la possibilità di avere una casa per ospitare. Guardate il capitolo 11, sempre al versetto 18, dice: prima di tutto sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono tra di voi delle divisioni, e in parte lo credo, è necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame, l'altro ubriaco. Ora, non avete delle case per mangiare o bere? O disprezzate la chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò, vi loderò, in questo non vi lodo. Gesù, beh, Pietro, sì, domani, Giovanni e Giovanni Battista. Paolo, quando scrive, dice esattamente delle cose per mettere ordine, e quando parla del mangiare e bere indegnamente non sta dicendo: no, perché se fumi non puoi accostarti alla cena, se non sei battezzato non puoi accostarti alla cena, se hai problemi familiari a casa, se sei separato non puoi accostarti alla cena. Paolo non ha mai detto, perché il vero problema nella Chiesa è sempre la mancanza d'amore. Amen. Amen. Le persone non si scandalizzano perché sbagliamo o perché pecchiamo, perché tutti lo facciamo. Ma una cosa le persone si aspettano: se siamo stati conquistati dall'amore di Cristo, dobbiamo manifestare questo amore. Le chiese non si spaccano, non si dividono perché c'è un insegnamento sbagliato, perché c'è un peccato particolare più di un altro. Le persone se ne vanno o si stancano perché non trovano amore, perché non trovano accoglienza, perché non trovano perdono, perché alcuni peccati vengono perdonati, alcuni peccati di alcune persone vengono perdonati, perché alcuni vengono giudicati, altri vengono giustificati. E questa discrepanza, questa continua diversità nel pesare le situazioni e le persone. Gesù ha detto: se voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché io lo sono, ma se io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, fatelo. E per concludere voglio dirvi questo: Gesù non ha mai smesso di servirci.
Noi abbiamo la sindrome di Pietro. Noi vogliamo costantemente servire Dio, ma non vogliamo che Lui ci serva. Noi abbiamo lo stesso problema che aveva Pietro. Lui è il re, ma ha deciso di servirci. E lui ancora oggi, lui ti serve. Ancora oggi, lui ti lava i piedi. Ancora oggi, lui si mette sotto di te per poterti rialzare. Dobbiamo imparare ad essere, dobbiamo essere liberati dall'orgoglio di Pietro, che tutti quanti noi abbiamo. Signore, tu vuoi lavare i piedi a me? No! E il Signore dice: se io non ti lavo i piedi, tu non avrai nessuna parte con me. Se non comprendi quello che io ti sto facendo oggi, come potrai farlo tu un giorno dopo? Ancora lui ti serve, ancora oggi lui ti lava i piedi. Ancora oggi lui è il re, ma ci ricorda che è venuto per servirci. E se tu ti fai servire da Gesù, tu sarai il più grande imitatore suo. Amen. Deponi le tue vesti, non solo riguardo agli altri, ma riguardo a Gesù. Questo per noi a volte è la cosa più difficile. A volte non è per noi difficile servire gli altri, ma è più difficile per noi farci servire dal nostro Signore. Ed è una forma di orgoglio. Amen. Amen. Lui oggi ancora lava i tuoi piedi. Perché? Sai perché? Perché ti ama e ti amerà fino alla fine. E vuole dimostrarti ancora che il suo esempio è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno, molto più di mille parole. Quindi mentre stiamo bevendo il vino, mentre mangiamo il pane e beviamo il vino, ricordiamoci di lui. Non so come dirlo in altre parole, non ho un modo di dirlo in qualche altro modo, magari qualcuno mi può aiutare. Lasciati servire. Questa è vera umiltà. Ricordo che quando agli inizi della fede, quando io pregavo e chiedevo al Signore: Signore, provvedi per me, ho bisogno di soldi, chiedevo al Signore di provvedere per me. E mi ricordo che dopo che io pregavo, qualcuno veniva da me e mi diceva: Corrado, sento nel cuore che, non so, hai bisogno di qualcosa? E io dicevo: no, 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 grazie a Dio, il Signore sa, il Signore sa. Noi pensavamo di essere super spirituali dicendo questa frase: il Signore sa. Un giorno il mio responsabile, il mio pastore, mi disse: Corrado, proprio perché il Signore sa, manda le persone da te. E se tu non ti umili e non dici alla fine quelli che sono i tuoi bisogni, cosa deve fare se i soldi non piovono dal cielo? E i soldi sono nelle tasche delle persone. Se qualcuno viene da te e ti dice se hai bisogno di qualcosa, è perché Dio lo sta mandando, perché tu hai pregato. Quindi ti devi umiliare, tra virgolette, e dire: grazie, ho bisogno di questo, questa la persona vuole rispondere, eccetera, eccetera, è un problema suo. Ma ci vuole umiltà per ricevere. E lui mi disse: rompi questa attitudine di orgoglio, perché non è umiltà dire Dio conosce, è umiltà dire grazie. Amen. È chiaro che il Signore sa, lui sa ogni cosa, ma lui parla alle persone. Quindi quando qualcuno vuole servirti e vuole farti del bene, non rimanere: no, il Signore sa, il Signore conosce ogni cosa. No,
dillo, grazie, ne avevo bisogno, ho pregato per questo. Lasciati servire da Gesù, lasciati servire dal corpo di Cristo, perché questo ti mantiene umile e ti permette quindi di, a tua volta, di servire agli altri. Amen. Mentre mangiamo il pane e beviamo il... Posso dire solo una cosa? Sì, sì, proprio, siete stati proprio... Velocissima, no? Quando è successa l'ultima situazione del braccio, io avevo bisogno di tutto, dalla lavarmi, vestirmi e di tutto. E per me è stato un grande insegnamento, perché io non sono una persona che è tanto capace di farsi servire, come l'avete già potuto immaginare. Per me è stato un grande insegnamento. Innanzitutto non sono stata polemica e precisiva come quando, mentre gli altri mi servivano, perché siccome avevo bisogno di tutto, me ne stavo zitta e dicevo grazie. E quindi questo è stato davvero un grande insegnamento. E poi ho imparato cosa non fare quando stanno gli altri. E mi è servito anche proprio per capire, anche quando tu sei posto dall'altra parte, come arrivare, perché ho capito che c'erano delle cose che gradivo in modo particolare, delle cose che invece mi davano più fastidio. E quindi è stato un doppio insegnamento per tutte e due le cose, e sicuramente ha cambiato anche la mia attitudine, perché il Signore mi ha insegnato che bisogna imparare a farsi servire, perché altrimenti non si può prendere parte. Lode. Lode. Sì, perché anche tu, perché il tempo è stretto. Intanto, a proposito di quest'ultima cosa, ricordiamoci che Gesù è venuto per servire, però c'erano delle donne che lo servivano, quindi sapeva anche farsi servire. Comunque, non volevo leggere, ieri la sorella Paola mi ha letto questo passo mentre si pregava gli uni per gli altri, volevo ricondividerlo dal Vangelo di Giovanni. Poiché la mia carne chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Chi mangia la mia carne, abbiamo stabilito cosa sia, no? E chi beve il mio sangue ha vita eterna, è una promessa. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e Dio in lui. E poi una spiegazione: come il Padre vivente mi ha mandato ed io, dice Gesù, vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anche egli a motivo di me. Penso che sia abbastanza chiaro senza spiegazione. Certo, grazie. Per concludere tutto questo, Gesù, sapendo, ci ha insegnato non solo ad amare, non solo a servire, non solo a essere umili, lui ci ha insegnato a perdonare. Amen. Ok? Lui ci ha insegnato a perdonare. E se sapete queste cose, siete beati se le fate. Dillo alla persona accanto a te: non hai nessuna scusa, mi devi perdonare. Non hai nessuna scusa, mi devi perdonare, perdonami. Non hai vie di uscita, non ci sono vie di uscita, non ci sono scorciatoie. Il perdono è uno stile di vita, non è un'occasione. Il perdono non è un'opportunità, un'occasione. Il perdono è uno stile di vita. Amen. E quando ci accostiamo al pane e al vino, noi mangiamo il corpo, noi beviamo il sangue. Noi dobbiamo cibarci, lascia stare l'aspetto del cannibalismo, che non è questo. Paolo lo cita, il cannibalismo, nella lettera ai Galati, dice: vi divorate gli uni gli altri, no? Forte, sarebbe bello parlare di questo, il cannibalismo nella Chiesa. Ma quando Gesù dice: sì, cibatevi di me, cibatevi del mio corpo, di tutto ciò che esso rappresenta, e
dissetatevi con il mio sangue. Significa che il perdono, l'amore, la grazia, la misericordia, il perdono è uno stile di vita. Dobbiamo dissetarci costantemente del sangue e dobbiamo cibarci costantemente del corpo. Significa io non posso fare a meno del corpo, perché il mio cibo, stare insieme, è cibo gli uni per gli altri. Godere della comunione fraterna significa cibarci gli uni degli altri, godere delle nostre diversità non come opportunità di separazione, ma come un'occasione per stare insieme. Grazie a Dio siamo diversi ed è per questo che dobbiamo stare uniti. Amen. E cibarci e dissetarci del sangue, quindi vivere il perdono come uno stile di vita. Questo è quello che noi facciamo quando prendiamo il pane e beviamo il vino. Prendiamolo, dai. E Lori, ognuno viene al tavolo? Ok, per favore, prendete il pane, prendete il vino, tenetelo in mano. Uno per uno, bicchieri di te, però non è giusti. Alleluia. Amen. Pure tu, tenete la destra.
prendi coscienza del grande amore che Lui ha avuto per te e continua ad avere per te. Prendi coscienza del valore che hai davanti ai Suoi occhi. Paolo dice: è solo dopo aver esaminato la nostra vita che noi possiamo accostarci degnamente alla cena, perché dopo aver esaminato noi stessi noi possiamo riconoscere, dare valore, discernere realmente il corpo di Cristo. Se tu non sei degno, non è degno nessuno. Ma se tu sei degno in virtù del sangue, allora ognuno è degno. Allora la cena diventa un invito alla comunione. Il sangue stupa.
manda giù tutto. Questo ci parla del perdono e della capacità di accoglienza. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai. Prendi la mano della persona che è accanto a te. Alleluia. E questo è l'insano, però buono. Che è buono questo l'insano. E Francesco, che cosa me l'ha regalato lui? Me l'ha regalato Francesco. Ci vuole più perdono oggi. È finito. Sempre devo perdonare qualcuno ancora. È finito. È finito. L'ha proprio scolato dal filo. C'è un bicchierino. Ah, ecco, guarda, adesso passalo. Sento che devo perdonare qualcun altro. Vabbè, c'è anche una bottiglia di succede. Dai, poi quando deciderai la prossima volta ci fai entrare con lo spirito. No, ma c'è anche il cerchio. Parliamo un attimo. Sento che dobbiamo. C'è qualcosa da ora. Alleluia. La Mariangela è senza. Cosa? La Mariangela c'è già calato. Alleluia. Vorrei chiedere che ognuno di voi possa veramente pregare lo Spirito Santo, chiedere allo Spirito Santo di rendere attuali e reali e pratiche le parole, tutto quello che abbiamo ascoltato. E vorrei che ognuno di voi potesse chiedere al Signore, dopo quello di cui abbiamo parlato questa mattina, dimmi come posso servire i miei fratelli. Chiedi, fai questa richiesta al Signore, ok? Chiediamo allo Spirito Santo in questo momento, ognuno con le proprie preghiere, con le proprie parole, chiedi allo Spirito Santo come posso sperimentare la beatitudine, questa beatitudine, cioè come posso servire i miei fratelli, le mie sorelle, come posso essere di benedizione per il corpo. E lo Spirito Santo ti mostrerà qualche cosa. Lo Spirito Santo ti mostrerà come essere servo e come essere, come dice Gesù, il servo non è più grande del suo padrone, il messaggero non è più grande di colui che lo ha mandato. Questo ci mette in una posizione bellissima, la posizione del servizio. Come posso benedire la vita di qualcuno? Come posso sorprendere qualcuno? Come posso fare qualcosa e sorprendere e rallegrare la vita di qualcuno? Chiedi allo Spirito Santo, lui sa, lui conosce, sa esattamente. Prendiamoci qualche istante in silenzio. Lasciati sorprendere dallo Spirito Santo. Quando ricevi da parte dello Spirito Santo, un consiglio che ti do è, se puoi scrivere quello che lui ti ha detto, fallo. Se non hai bisogno di questo, fallo subito. Quello che lui ti chiede di fare, non aspettare un'occasione buona. Fallo nel pomeriggio, magari oggi o domani mattina, non ha importanza. Teniamo un attimo gli occhi chiusi. Alleluia. Signore, mi sta dando delle parole per qualcuno in maniera particolare. Alleluia. Sì, ho dato una parola per te, Maria, figlia di Angelo. Sì, mi ha fatto sentire che c'è un nuovo tempo che si sta, che
che sta per iniziare nella tua vita. Qualcosa che ti sorprenderà dalla bellezza, dalla profondità. Signore, è come se ti facesse vedere una nuova primavera per te, qualcosa di nuovo che ti porterà a sbocciare, ti porterà anche ad apprezzare nuovi colori, nuovi odori, nuovi profumi, qualcosa che nella tua vita ancora non era arrivato perché c'era qualcosa che impediva questo sbocciare nella tua vita. E sento proprio che il Signore ti dice: io sto per fare una cosa nuova nella tua vita, io sto per fare una cosa nuova nella tua vita. È il tempo di riconoscere, è il tempo di dire sì a tutto ciò che di nuovo sto per portare nella tua vita. Se tu accogli, se tu la accogli, è qualcosa che veramente ti lascerà a bocca aperta, ti lascerà così sorpresa, così sopraffatta dalla bellezza. Alleluia. Grazie Padre. Grazie Padre. C'è una parola per me, non mi ricordo, come ti chiami? Giacomo, una parola per te Giacomo. Il Signore mi fa sentire questo, che per troppo tempo hai avuto dipendenza da quello che gli altri dicevano, da parte di Dio per te, da quello che gli altri potevano sentire, vedere, provare. È come se questa dipendenza dall'uomo di Dio, dipendenza da quello che Dio doveva dire attraverso altri nella tua vita. Il Signore mi fa sentire che c'è un tempo di maturità che sta per arrivare nella tua vita, ed è qualcosa che toglierà via e spazzerà via ogni forma di insicurezza dalla tua vita. Ogni forma di insicurezza che Dio non vuole nella tua vita. Il Signore trasformerà questa insicurezza in franchezza. E non solo non avrai più bisogno che qualcuno ti parli da parte di Dio, perché quando arriverà qualcuno che ti parlerà da parte di Dio per te non sarà una novità, ma sarà una conferma, perché Dio avrà parlato prima a te e userà altri semplicemente per confermare, ma il Signore si servirà di te per parlare ad altri e per dare questa sicurezza e questa franchezza nella vita di altri. Signore, apre il tuo udito, il tuo orecchio spirituale per poter essere in ascolto costantemente. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo con tutto il cuore. Grazie. Alleluia. Grazie Spirito Santo con tutto il cuore. Grazie con tutto il cuore Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Ho una parola per te, Lori. Dove sei? Una parola per te. Il Signore fa sentire una cosa che a volte la maturità ci porta a lottare. Quando noi comprendiamo determinati principi biblici, spirituali, questo ci porta ad essere più attivi nella battaglia. Il Signore mi fa sentire invece che la maturità nella tua vita ti porterà di più ad essere come una piccola fanciulla. E questa è una battaglia dentro di te, perché hai la tendenza a controllare, la tendenza a gestire. Queste sono delle qualità che Lui stesso ti ha dato, ma il Signore mi fa sentire questo, che la vera vittoria da ogni circostanza, in ogni situazione che stai attraversando, sta nel ritornare ad essere bambina e quindi nel ritornare ad avere una fiducia quasi folle, ad avere una fiducia quasi che va al di là di quello che è l'intelligenza umana, qualcosa che non è normale. Il Signore ti farà comprendere, ti farà vedere delle risposte, delle liberazioni straordinarie, nella misura in cui sarai folle abbastanza da far gestire ogni cosa a Lui ancora di più e ancora di più.
e ancora di più. Alleluia. Vedrai delle risposte meravigliose nella tua vita e dei miracoli accadere da un giorno all'altro, da un giorno all'altro, proprio nel momento in cui toglierai le tue mani e lui metterà le sue mani. Alleluia. Grazie. Ieri sera il Signore mi ha messo nel cuore quando una ha dietro una persona e si butta dietro sapendo che con certezza c'è chi non ti fa cadere ma che ti coglie. E questa è la parola che non mi veniva poco fa. Il Signore ti darà una fede incosciente. E gli altri potranno anche giudicare, ok? Non ha importanza. Non ha importanza. Ci sarà proprio una forma di incoscienza che deriva proprio da una fiducia incrollabile. Amen. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Paola, il Signore mi fa sentire per te che c'è qualcosa di nuovo che sta per arrivare, qualcosa che come se il Signore mi faceva vedere che tu ti eri ormai rassegnato su alcune cose o appoggiato e ti piaceva insomma questa sorta di tranquillità, di serenità che deriva dalla tran tran, dalla routine, da determinate cose che ormai sai gestire, che ormai sai fare, che ormai sai determinate cose come che sviluppo avranno, che direzione avranno e che prospettive determineranno nella tua vita. E il Signore ti sorprenderà in un prossimo futuro con qualcosa di che ti sorprenderà, non so cos'altro dirti, proprio ti sorprenderà con qualcosa di bello, con qualcosa di inaspettato. Qualcosa che ti porterà anche in crisi da un punto di vista perché non l'avevi preventivato, non avevi pensato a questo, però sarà qualcosa di bello che il Padre porterà nella tua vita. Grazie Spirito Santo. God bless the ship. Socori andrà la mascianda la mascita la mascita che la passa. Alleluia. C'è una parola per dov'è? Maria? Maria. Il Signore ti dice questo stamattina. Riprendi ciò che hai lasciato. Riprendi ciò che hai lasciato con i dolori, con le delusioni, con le cattive esperienze, hai lasciato determinate cose che io ho messo nelle tue mani, le hai accantonate, le hai messe di lato. E il Signore, il Padre ti dice oggi, questa mattina, riprendi in mano quello che io ho messo nelle tue mani perché ancora non è neanche nato. Non si è neanche, non è, questo seme non ha messo neanche fuori la propria testa. C'è qualcosa che io ho messo nelle tue mani che deve germogliare, che deve crescere e che deve portare frutto. Amen. Al di là delle delusioni, al di là del dolore, al di là di quello che tu ti aspettavi che fosse e che non è stato. Al di là di questo, il Padre dice, la mia fedeltà non è mai cambiata. Amen. Riprendi in mano quello che io ho seminato. Amen. Grazie, Padre. Grazie con tutto il cuore. Grazie con tutto il cuore, Padre, per quello che fai, per come parli, per come ministri le nostre vite. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi garantisco che Quando si va nei doni dello Spirito e l'unzione profetica ci apriamo, no? Non arriva, ci apriamo all'unzione profetica. Se noi continuiamo a pregare, ci sarebbe una parola per chiunque. Perché dico questo?
perché non dipende da Dio, dipende da noi, dipende dalla nostra apertura. A ottobre, quando insegneremo sui doni dello Spirito, veramente sperimenteremo qualcosa di bello. Amen. Il fiume non deve iniziare a scorrere, scorre sempre, sta a noi buttarci dentro. Amen. Amen. Ho sentito una parola, una persona appena il Signore, abbiamo detto che il Signore ci, vedi cosa ti vuole il Signore da te, il Signore ti ha messo davanti una persona con la quale aveva chiuso, si era arreso e aveva detto non stanco quella persona, io non ci tento più. E invece il Signore ti sta dicendo proprio il tuo più grande, la tua, quella che apparentemente era la tua più grande sconfitta, ti dimostrerò che sarà il tuo più grande successo. Grazie Signore, benedetto tu sei. Io voglio. Maria, se ti può sentire quello che ti ha detto Carrano, quelle delusioni o sofferenze, usale come concime per pensare. Il concime non è bello, non è. Però serve. Non è venuta questa immagine chiara. Posso dire? Tempo fa, Signore, mi fece meditare, c'è un versetto che dice: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio l'ha rivelato. Dico giusto, vado a memoria. Signore, non è biblico, lo so, però mi ha messo in cuore questo versetto. Nessuno conosce la Chiesa se non il Signore e colui al quale il Signore la rivela. Anni fa, e per cui da allora ho cercato sempre di non giudicare, come anche dice, che ne sai tu chi salirà in alto, chi scenderà, no? E tornando al discorso della Santa Cena, per anni, mentre facevo la Santa Cena, ho sempre cercato la comunione col Signore, quindi proprio mentre mangiavo, mentre bevevo, no? Come se quello fosse veramente il corpo di Cristo. Poi ho cominciato a pensare che questo corpo sono i fratelli. Oggi il Signore mi ha messo in cuore, mentre mangiavo il pane, che quello era il mio Giuda, colui che avevo escluso io dai patti, dalle promesse. Io l'avevo fatto fuori, come se non fosse il corpo di Cristo, il mio Giuda. E mentre lo mangiavo ho considerato: questo pane è comunque buono, mi piace. È la stessa cosa col vino. Grazie Padre Gesù, su questo sappiamo che ci sono delle esperienze diverse, non le neghiamo, però io voglio ringraziare il Signore per questo tempo di vera comunione. Sì. Al di là di ogni diversità, di ogni dottrina diversa, davvero ci siamo incontrati su un campo nel quale chiunque si può trovare, che è quello del suo amore, sì, del rispetto, dell'accoglienza e del non giudizio e di ogni altra cosa, dove abbiamo veramente tanto da condividere e da dimostrare. D'altronde lui stesso l'ha detto, vi riconosceranno solo da una cosa, dall'amore vicendevole. Quindi su questo abbiamo capito che abbiamo ancora da imparare. La teoria ci siamo, la pratica ci siamo, work in progress, ma non ci arrendiamo perché lui non si arrende per noi. Voglio ringraziare il Signore anche per le persone che ci hanno seguito via streaming e tutto quello che ovviamente è stato condiviso, che si lo vedranno anche nei giorni prossimi, possa essere per tutti davvero, che possiamo vivere questa beatitudine con il quale il Signore ci congeda in questa giornata. E voglio solo dire grazie al Signore. Grazie, 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 grazie,
È vero che se guardiamo in basso poi rischiamo di cadere come la donna di curva, ma noi così, con la gratitudine, il nostro sguardo è sempre in alto e sempre da Lui c'è luce, c'è tutto quello che ci serve, al di là di ogni cosa. Quindi una benedizione particolare, che questa cosa non resti per noi. Davvero il Signore ci ha esortato a condividere, e anzi io voglio dire anche alle persone che partecipano al gruppetto di preghiera che abbiamo già iniziato la volta scorsa, ma cominceremo a muovere e a lasciare che non ci sono più scuse di lockdown e di altro, che i doni dello spirito davvero possano essere in movimento, perché davvero non vogliamo che niente si perda, tutto quello di buono che è stato già rilasciato dall'eternità.